Allora, stamattina gli Ultras hanno voluto fare un incontro qua fuori nella zona antistadio dove avevano determinate motivazioni da portare avanti più create e amplificate dalla loro immaginazione piuttosto da quello che è l'effettiva realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che c'è stato sicuramente uno scollamento rispetto a un proseguo delle attività dovute a un problema fisico da parte di Berni che stava seguendo la parte organizzativa e dovuta a un lutto che abbiamo intercorso, è morto mio papà e settimana scorsa è stato seppellito. Questo ha determinato una situazione in cui anche la squadra si è sentita per un momento immagino abbandonata, cosa che comunque non è stata mai stata nei nostri pensieri, e per dare un segnale forte ha optato per una soluzione che è stata quella dello sciopero, cosa che comunque potrebbe anche essere stata consigliata in malo modo da qualcuno e ha portato a un aumento dei toni, un'esplosione delle incertezze rispetto a un percorso che invece stiamo compiendo, anche se rallentato e allungato nella sua modalità, dove inizio di questa settimana e nella settimana stessa porterà a compimento del passaggio di quote e dell'asset definitivo, con ingresso di gruppi importanti e con una coerenza e una serietà di un programma che andrà a spalmarsi nell'arco di almeno 5 anni, se non 10. Questo è quanto a cui stiamo lavorando. Allora, nell'aria non c'è né questo né il contrario di questo, è una soluzione di asset societario che verrà perfezionata a partire da domani, dove i personaggi di cui abbiamo sempre parlato saranno presenti nelle nostre sedi e che andremo a definire nelle percentuali e negli incarichi. In settimana saranno tutti risolti, cosa che è già stata detta in più occasioni, ma che qualcuno volutamente ha cercato di andare a sobillare e fomentare l'ambiente intorno al Varese, e questo penso che siano dei soggetti che piuttosto di voler bene al Varese hanno altre finalità. Scusa, e concludo. Chiaro che gli investitori e gli sponsor che abbiamo pronti a intervenire in questo progetto, che è, come dicevamo, ha un ampio respiro, per cui essendo un progetto di ampio respiro, deve essere anche un progetto che sia supportato economicamente con delle cifre importanti, come è giusto che sia per la città di Varese, per la squadra di calcio della città di Varese. Sono rimasti alla finestra a guardare rispetto a queste dinamiche che hanno cercato di insabbiare talune situazioni che potevano scorrere molto più in modo più liscio e rettilineo. Ne approfitto per chiedere. Col Comune avevamo fatto un incontro in cui i partner ci eravamo presentati tutti o quasi tutti, siamo in attesa di una risposta da parte del Comune in merito a questa benedetta convenzione, che è un passaggio cruciale, perché è chiaro che un investitore estero sposa e può supportare quello che è un progetto sulla città di Varese solo se ha una situazione trasparente, come è giusto che sia, e possa avere delle garanzie da parte anche dell'amministrazione che voglia dare una possibilità a un investimento importante di avere la possibilità di esprimersi e la possibilità di portare i risultati, la visibilità a livello nazionale, e noi consideriamo anche a livello internazionale, come è giusto che sia.
Io coerentemente sono andato all'incontro di questa mattina per cercare di spiegare i contenuti che stiamo dicendo adesso o altri contenuti che loro ritenevano essere opportuni, ma più che un incontro volevano urlare addosso alla gente, e questa mattina quello che è stato l'incontro è stato più un monologo. Hanno chiesto alla squadra di non giocare oggi e la squadra ha preso da sola, io non ho voluto intervenire dovendo imporre nulla a nessuno, ho lasciato libera scelta alla squadra di optare per la soluzione di giocare o non giocare come avrebbero preferito loro. Evidente che la scelta che hanno fatto ritengo essere la scelta più coerente possibile e più seria possibile, è altrettanto vero che hanno avuto tutte le rassicurazioni del caso come era giusto che fosse. Per contro, anche questo tipo di dinamica la trovo abbastanza ricercata, diciamo così. Sono tornato comunque prima della partita dagli Ultras da solo per parlare con loro, siamo riusciti a scambiare qualche parola con più tranquillità, ho chiesto loro di entrare nonostante la squadra si fosse presentata a giocare contrariamente a quanto era stato loro chiesto, perché se noi vogliamo bene al Varese dobbiamo essere vicini al Varese, non dobbiamo fare di queste cose. Queste cose, se qualcuno cerca di sobillarle, è evidente che ha dei fini che non vanno verso il bene del Varese. Penso esattamente al contrario.